Sera Sport, siamo qui con il nostro amico Carlo, una pistoiese travolgente che consolida la vetta della classifica con questa grande vittoria. Bellissimo, ha giocato benissimo la pistoiese, è troppo forte, non è ritornare subito in cielo. Secondo lei è l'anno buono questo? Penso di sì, senz'altro si va. Chi è stato il migliore in campo oggi? Ma mi sembra abbiamo giocato tutti bene, non c'è da dire niente, non saprei scegliere, perché mi sono piaciuti tutti bene. Ma è tornato in Curva Nord oppure era qui in tribuna? Curva Nord, sempre, e 50 anni, più che fa l'abbonamento, è proprio nata la pistoiese. Che impressione l'ha fatto ritornare su gradoni della Nord dopo tanti anni? È stato bellissimo. Tipo che può dare una marcia in più a questa squadra. Senz'altro questa è mia. Io la vedo già sconfitta. Siamo con Natalia, una grande partita della pistoiese. Sì, grande partita. Abbiamo giocato benissimo. Siamo stati bravi, ancora capolista, speriamo rimaniamo così. Le tue amiche ti hanno chiamato signora Toledo, hai un debole particolare? No, sono la moglie di Toledo, per questo non lo sapevo. Signora Toledo. Un gran gol oggi, quasi doppietta. Peccato che il portiere non si è fatto fregare sull'ultimo. Bravo il portiere, dici? Ma pure lui era convinto di fare il gol, invece ha voluto usare troppo cercando di saltarlo. Ha voluto usare troppo, sì. Ma va bene così, finché si vince. Finché si vince va benissimo, l'importante è non perdere. Grazie Natalia. Qui con un tifoso d'eccezione, Vannino, sì, preciso. Allora, cosa volete sapere? Intanto si presenti ai nostri amici di Pistoia Sport. Pistoia Sport? Brava Pistoia Sport, mi fa piacere fare una intervista a un tifoso doc. Dal 68, giusto? 68, quando c'era ancora Montoliveto. Montoliveto, ex della Pistoia prima, ora c'è il campo. Vabbè. E io andavo a vedere là, sono un tifoso appassionato, vo fuori, vo dentro, vo dappertutto. Non saltate poche dal 68 a oggi di partite? No, non saltate pochissime, quelle un po' più lunghe. Sono andato a Genova, a Kosovo, a Modena, ho girato tutta la Pistoiese, ormai è la mia passione. C'ho la Pistoiese e poi la mia seconda squadra è la Fiorentina, sono sempre campanilista io, ragazzi. E era un campione castagnaio 3 anni fa, quindi oggi ci siamo riscattati. Per forza, se sempre buscate con loro. Ora stavolta gli si è data una bella legnata dietro fra noi, insomma. E ora siamo a 5 punti, fa piacere. Si guarda di prendere l'Arezzo, ora tanto l'Aretini laggiù stanno bene laggiù in fondo. Quando arrivano qua altre sassate da calore, vai. Quindi questo secondo lei può essere davvero un anno buono per tornare in C? Sì, quest'anno ci sta la squadra, ci sta il presidente, ci sta tutta... anche i tifosi. Se cominciano a ritornare come erano prima, sì. Perché ora siamo sempre poi, perché 600-800 persone, io voglio rivedere lo stadio, bello pieno, lassù la nostra curva. Intanto è stato fatto un grande passo avanti appunto con la riapertura della Nord. Eh sì, grazie, con le 600-700 firme si è fatto, insomma almeno ce la rimettessero a posto sarebbe meglio a un certo punto. Cioè con la sicurezza delle porte che mancano, insomma, però ad ogni modo andiamo avanti così che va bene. Andiamo allora una strombettata. Sì. Alla grande forza pistoiese. Forza pistoiese, andate avanti così e si va bene, si ritorna piano piano. Ci vuole un altro presidente. Siamo con Barbara, la pistoiese ha vinto una partita importantissima. Ora speriamo di vincere anche una partita ancora più importante, quella della lotta alla FO. Certo, sì. Io ho 2 ragazzi, 2 figli, perciò è per quello che ho diritto, perché ci possiamo passare tutti in queste malattie, perciò è giusto dare il contributo.
E questa Pistoiese che impressione l'ha fatta? Mi è piaciuta. Poi ci gioca mio figlio, sono di parte. Ah sì, chi è? Giovanelli. Ah, no. Siamo con la mamma di Giovanelli, oggi grande prestazione di peso. Speriamo. Cosa dite voi? Sono troppo di parte. No, sicuramente la squadra ha fatto una grande partita.